qualcun altro. 18-16 Miami, ultimi 10 secondi del primo quarto in arrivo. Naturalmente LeBron James, l'uomo selezionato per l'ultimo possesso, ma c'è movimento degli altri quattro della palla per Chalmers. Chiusura di Splitter, Chalmers deve forzare malamente, ci sarebbe Anderson, arriva tardissimo però il suo tap-in. Il punteggio è bassino, le difese stanno prevalendo, gli Spurs sono abbarbicati a gara 7, 7 su 22 dal campo, 32% scarso. Finora hanno abbastanza limitato le palle perse, ma dall'altra parte l'impatto di Shane Battier con 6 punti lancia il primo vantaggio Miami Heat dopo 12 minuti di gioco nella decisiva gara 7. Una delle serie più competitive, bizzarre e sorprendenti della storia dei playoff NBA, non solo della serie finale, direi in assoluto dei playoff, e per questo anche una delle più appassionanti in assoluto. Prima della gara, nella conferenza stampa degli allenatori, grande show di Greg Popovich, che non mollava più il microfono pur di sorprendere i giornalisti. Sentiamo. Ormai siamo assolutamente sulla policy. Una domanda, però risposta notevole. Bene la difesa, male gli ultimi tre possessi. Telegrafico, ma efficace. Oh no, molto, molto. E grandemente rispettoso il palleggio di Chalmers. Palla riaperta per Ray Allen. Grande recupero di Gary Neal. Spinge dentro Allen. Il recupero è perfezionato da Splitter, ma è sicuramente ispirato dall'estremigiano. Wade in rimota. Ginobili rischioso per Green, che forza il tiro, va per terra. Non gli entra più niente dopo che gli è entrato di tutto. 25 triple su 38 nei primi 5 episodi della serie. Spazio per Wade, mattone terrificante, rimbalzo di Parker, fischio da molto lontano di Crawford su un'iniziativa di Anderson che in Brasile non è conosciuta. Cioè, Anderson sta andando su qualsiasi cosa si muova. E tra l'altro Splitter si arrangia, gli ha preso il braccio. E effettivamente il fischio ci può anche stare, non particolarmente utile. Siccome LeBron fornisce la casa 42, 6 minuti a partita, questi sono i tre in cui sta seduto. Attacca Wade, riapre per Battier, altro tiro, altro giro, altro regalo. Tre triple da super veterano, super giocatore, super uomo, non in senso fisico ma mentale. Shane Battier, e questo da molti punti di vista, consegnato end off di Splitter per Green. Green combina un gran pasticcio, gli arbitri lo graziano. E allora ci prova Ginobili, palleggio retromarcia, pick and roll col fido Splitter. Si trova preso da Anderson, attacca all'altra parte del mismatch. Arriva Anderson, oscura la vallata, cross di Splitter, incredibile energia di Anderson che si trascina in attacco dopo aver fatto due sprint tremendi. Lo cercano, reazione d'orgoglio di Splitter, palla diciamo censurabile di Wade. Fermiamoci qui, Eurostep da parte di Parker, meno 3 Spurs. Beh, fantastico. Wade voleva ringraziare Anderson per tutto quello che fa facendolo schiacciare al volo. Piani diversi per Splitter. Parker segna il quarto punto della sua partita. Chalmers in palleggio, il classico giro di Allen che è molto importante anche come bloccante nell'attacco delle ultime 2-3 partite di Miami. Eccolo lavorare contro Gary Neal, lo batte da dietro Neal, gli strappa il pallone, il secondo. Due cose importantissime di Gary Neal in questo quarto. Una marea di palle perse per Miami. Splitter dimenticato al ferro, schiaccia, timeout Spurstra, perché quei passaggi a vuoto sono molto pericolosi. Siamo a 7 palle perse per Miami. LeBron evidentemente non può star seduto. L'idea di San Antonio Spurs: facciamo diventare Ray Allen un penetratore e facciamogli mettere palla per terra. Ma qua è cattiva comunicazione difensiva, intollerabile a questo livello. Scene da gara 6, one for the ages, si dice in inglese, una partita per i posteri, e quella è veramente one for the ages. Provate domani mattina, domani pomeriggio, in futuro in palestra, a fare backpedaling, non so come si dica in italiano, retromarcia, senza guardare indietro, e fermarvi giusti per un tiro da tre e prendere quel tiro da tre. Vi do 20 tentativi e mi dite, ci scrivete, se uno supera i tre canestri è pronto per giocare minimo in Serie A.
Due cose però. Una, per anni vi abbiamo raccontato di quello che trapelava degli incredibili allenamenti che Gesh Winder, il mentore di Nowitzki, gli faceva fare. Buonasera maestro, per fortuna che lei viene ed è ancora in grado di comprendere perfettamente quello che succede. E gli allenamenti di questo? Effettivamente Allen, mentre Wade tira, sbaglia, si salta a rimbalzo e la palla la prende Bosch, rimettendola nelle mani di Wade. Allen, dicevo, che qui attacca molto bene Ginobili e tira corto senza aver cercato il tabellone, ma altro rimbalzo di Wade, tiro da tre, corto ancora di Ray Allen, stavolta forse troppo facile, e altro rimbalzo, quarto possesso consecutivo per i Miami Heat. Allen, dicevo, ha detto di essersi allenato in tutte le possibili maniere. Quarto tentativo segna Chalmers, buttandosi a terra e rialzandosi all'improvviso, arrivando da voltato a prendere la palla e quindi di non avere un tipo di tiro che possa sorprenderlo. Attacca con decisione Parker, arriva il fischio arbitrale, piuttosto carica, ma proprio quel minimo, la difesa di Miami in uscita dal timeout. E Wade ha ancora la fisicità per fare cose di questo genere. Rio Chalmers con Anderson, fino adesso il giocatore insieme a Battier che ha cambiato di più nel contesto della partita, contro Duncan, stupendo. E la chiave è sempre quella, Duncan misura i falli nel primo tempo per poter essere efficace nel finale. Grande taglio di Parker, d'astuzia, bella palla di Green, due liberi lucrati dal franco-belga. Ma com'è possibile che continua a riuscire a liberare l'area su questa rimessa alla 20ª occasione? E non è la danza indiana, è solo una parte della danza indiana, quella curiosa rimessa che in un paio di volte vi abbiamo fatto notare. Riescono quasi sempre a trovare un tagliante libero in area su questa rimessa da fondo. Segna Parker il primo dei due tiri liberi, la rimessa a cui ha accennato Federico si chiama motion, è una serie di movimenti casuali, talmente casuali che quando gli Spurs in questa serie l'hanno giocata, eravamo all'inizio della serie, direi gara 2, l'arbitro era Joey Crawford, Joey Crawford ha fermato il movimento, ha fischiato mentre i giocatori tagliavano dicendo ma perché tagliate? E gli altri dicono beh ma un po' di tuoi, non vorresti farteli, e ha perso la palla. Palla persa di Ginobili che non trova l'uomo in angolo perché Crawford ha detto non mi piace come state facendo. È uno dei momenti più curiosi di questa serie. Che momenti curiosi ci hanno fatti vedere tanti. Palleggia adesso, tiro e canestro per Dwayne Wade, un possesso pieno di vantaggio per Miami, ultimi 9 minuti del primo tempo. La suprema bellezza di gara 7, va via Leonard, fallo on the floor, dice Scott Foster, e ha ragione. Ma come gioca sto ragazzo? Ma è impressionante. E Battier è andato sulla sua finta, non da Battier. Andiamo a sentire Coach Popovich. All night long, right? Each possession, make it a good one with aggressiveness and playing with each other. It's when we're at our best. All night long alla Lionel Richie, ogni possesso cerchiamo di renderlo il migliore possibile giocando assieme. Tiro in corsa di Green che sbaglia, c'è una spiegazione tecnica e poi proveremo a darla di questo tiro sbagliato dell'uomo da North Carolina. Battier per Chalmers, senza paura, mattone, rimbalzo di Duncan, apertura a due mani per Green, ricezione da touchdown, schiaccia per terra per Parker, vediamo se attacca subito o meno, è accoppiato con Chalmers, si muove come un pivot e inventa un incredibile canestro. Non è detto che le energie di Tony Parker siano finite. Se volete godervi una rimessa di un quarterback dell'NFL, andate a vedere che cosa ha fatto Duncan nella palla che poi è arrivata a Green per il tiro stoppato da Bosch esattamente allo scadere. Una rimessa che è possibile più o meno da un quarterback NFL. 2-7-2-4, vantaggio Miami. Parker che rimette nelle mani di Duncan, contatto, tabellone, segna! Arriva il fallo, arriverà il tiro libero supplementare. Timmy Duncan, ancora lui. Wade in ginocchio e questo autorizza il suo allenatore a un cambio. Andiamo a vedere se lo riguarda o meno. Credo proprio di sì. Vediamo se c'è contatto. No, non c'è contatto, ma quando stacca Wade evidentemente succede qualcosa, fallo di Bosch, guardate la concentrazione dopo il contatto di Tim Duncan. Wade ha preso un colpo sotto l'orecchio, però si è ripreso e non riguarda lui la sostituzione.
Solo un colpo, nient'altro, pari 27, terzo fallo di Chris Bosh, prima possibile svolta della partita, fuori Bosh e dentro Birdman, Wade forzatissimo e sbagliato, si salta a rimbalzo, Birdman c'era anche questa volta, Neal molto superficiale, Duncan controlla in qualche maniera, gli Spurs si salvano, Green si salva un'altra volta e poi Parker dentro per il suo numero 21, taglia libera.